buongiorno. Ve lo ricordate? Sgomma tutto. Io lo sporco dappertutto. Fili da stiro, piastrelle, pentole, forni, fornelli. E allora iniziamo oggi con una puntata sulla ghiandola pineale. La ghiandola. Dunque, sappiamo che nel film Il proposito, allora c'è questo ragazzino che parla con un astrologo, un uomo che studia le stelle, e un altro specie di ariano iniziato che gli spiegano che tutto funziona tramite simboli che ci vengono inviati al cervello e non ce ne accorgiamo, con una scenografia nel film interessante perché è come se lampeggiassero, tipo effetto stroboscopico. Abbiamo già visto gli effetti dello strobo. E allora sembra come se ci venissero impiantati nella testa i pensieri, no? Simboli che si traducono poi in atti. Allora è interessante questa mini video che ho incontrato su internet, che parla di Jung, e realmente Jung spiega che ci vengono installati i sogni per simbolismo. Sogni inviati da Dio, illuminazioni dell'anima che non possono attribuirsi a cause esteriori. Se Dio si rivela dappertutto, deve rivelarsi ancora di più nell'anima umana. Quindi, secondo Jung, ci sono sogni impiantati da Dio, che è questo macchinario, è l'apice di questo macchinario. Dio parla tramite sogni e visioni. Secondo questo Carl Gustav Jung. E allora entriamo nel tema di oggi, la ghiandola pineale. Che cosa? Un po' di cose che io ho scoperto e vorrei condividere con voi sulla ghiandola pineale. Chiedo scusa se mi sono avvicinato troppo al microfono e si è sentito male, spero di no. Allora, Descartes, che era quest'uomo che studiava l'ottica e il legame alla ghiandola pineale, in alcune specie di anfibi e rettili si presenta come un organo vestigiale, conosciuto come occhio parietale, presente nell'epitalamo, per cui si denomina anche come occhio pineale. La ghiandola pineale ha avuto una carta importante nella filosofia di René Descartes, al considerarla da una prospettiva dualista come la base principale dell'anima e il luogo in cui si formano tutti i nostri pensieri. Quindi, se Dio comunica con noi attraverso i sogni, se ci sono sogni impiantati da Dio, secondo Jung, questi sogni vengono impiantati nella ghiandola pineale. Descartes, non ti dimenticare le diottrie e il simbolo di Satana. Allora, secondo Descartes, pure l'origine dei sogni è la ghiandola pineale, che si trova qui, in questo punto del cervello, protettissima. Allora, la ghiandola pineale produce non lo so leggere che sono un po' dislessico quando vedo le parolone così, dimetiltriptamina, ok. Poi non so se questo è letto, sì, no, in italiano si dice sì, perché io lo cerco in italiano e in spagnolo, poi non so più i documenti come li ho scaricati. Comunque, la dimetiltriptamina viene prodotta, è una sostanza, è una triptamina psichedelica endogena, molti di voi sanno cos'è il DMT, presente in molte piante e nel fluido cerebro-spinale degli esseri umani.
questa viene prodotta, secondo studi, dalla ghiandola pineale, analoga al neurotrasmettitore serotonina, all'ormone melatonina e ad altre triptammine psicoattive. Ghiandola pineale e DMT. Secondo Mallipiol è l'occhio di Dio, la ghiandola pineale. Quindi questo ghiandola pineale, che sempre abbiamo pensato fosse una cosa buona, è sicuramente la cosa migliore del corpo umano, ma a che serve? Pensiamo sia calcificata e che non la sappiamo usare, ma magari la usa qualcuno per noi, o è una centralina con cui ci controllano, per esempio in Assassin's Creed, se ricordate, si parlava di una creazione di uomini nuova dopo il reset, e che però avevano come impiantato un microchip e venivano controllati, solo che alcuni, i dissidenti, i divergenti, non gli funzionava bene questo controllo, questa centralina, e quindi erano contro l'ordine, no? Allora la domanda che mi faccio io è: non è che la ghiandola pineale, se usata da noi, ci dà un potere totale, un controllo totale del corpo e della gestione dei nostri poteri, delle nostre potenzialità, ma se non usata da noi, è usata da qualcuno? È l'ingresso dell'avatar, la centralina da cui entrano per parassitarci e iniettarci simboli, immagini e un carattere, una pensieri nel cervello, come dicono questi studi e questi occultisti studiosi. Allora il sogno produce DMT. Nella fase REM, nella ghiandola pineale, si produce DMT. Quando stiamo dormendo e prima di morire, o in esperienze vicino alla morte. Quindi è importante l'adrenocromo, o è importante il DMT che produce il cervello durante il sogno? O i due, o sono connessi? Comunque, Strassman afferma che la ghiandola pineale è il luogo più propizio per la biosintesi del DMT, dovuto che la biosintesi dell'ormone melatonina, che è una struttura simile al DMT, succede anche in questa ghiandola. Hai capito? Non era la melatonina, se non questo special guest DMT legato ai sogni. Anche la melatonina, ma questo DMT ha un atteggiamento da protagonista, la produzione dei sogni e quindi dei pensieri da svegli dopo. Interessante. Vi faccio notare che pinocchio lo associavamo a occhio pineale, ci sta. Ma poi io mi chiedevo sempre, ma cosa vuol dire pineale? O cosa potrebbe significare, a parte quello che ti spiega la scienza ufficiale? Pin, piccola spina, come si dice? Connessione, connettore, piccolo terminale di un circuito elettrico. Pin, questo è un pin. E allora se questo è un pin, Johnny Mnemonic immagazzinava dati mettendosi qua, collegando i cavi ad un pin proprio nella zona della nuca, dove in direzione nella direzione della ghiandola pineale. Il pin in Matrix, siamo tutti collegati da un trasmettitore di dati tramite un pin. Quindi tutto mi fa pensare che la ghiandola pineale sia davvero utilizzata da chi ci governa, chi ha creato questo teatro, per manipolare le menti a distanza, come se fosse un po' un pin wifi.
Ecco. E allora quello volevo condividere con voi perché è troppo interessante questa cosa. Ancora una cosa interessante. McKenna, l'uomo di cui ho pubblicato la foto su Patreon, e questo studioso del DMT, alquanto misterioso, perché dice in livello sonoro che diviene più denso, un livello sonoro che diviene più denso e si materializza in piccole creature simili a gnomi fatti di un materiale simile all'ossidiana, emesso dal corpo, dalla bocca e dagli organi sessuali per tutta la durata del suono, è effervescente, fosforescente e indescrivibile. Le metafore linguistiche diventano inutili, perché questa materia è al di là del linguaggio, non un linguaggio fatto di parole, un linguaggio che diviene cose che descrive. Ma allora la cosa principale che mi fa... mi ha fatto conservare questa descrizione dell'effetto del DMT di McKenna è che dice che si materializzano piccole creature simili agli gnomi fatti di ossidiana, lo specchio scuro di John Dee, lo specchio nero, il Black Mirror, lo specchio di John Dee, specchio magico. Quindi realmente la ghiandola pineale, chi la usa? È calcificata o anche calcificata serve a qualcuno e noi non lo sappiamo? Oppure si è calcificata perché la usa qualcuno? Comunque sia, questo è un punto di contatto con la vita onirica, con il mondo onirico, in cui si installano nella mente pensieri, simboli, concetti. John Dee, la mona geroglifica, è questo suo segno in uno specchio. Miguel Angel Blanco, l'universo in uno specchio di ossidiana, opera d'arte. Specchi di ossidiana pulita. Aspetta che questa parola non mi sta venendo, non mi viene come tradurla. Delusionalmente opachi, che al posto di immagini restituiscono ombre, dice Plinio il Vecchio sull'ossidiana. Invece al posto di immagini restituiscono ombre. E questo è Terence McKenna. Scrittore, naturalista, filosofo statunitense, che fu una delle personalità più significative della controcultura americana negli ultimi anni, cultura psichedelica, che già sicuramente vendrà da una... un controllo che viene dall'alto, non sarà uno di noi. Hai capito, signor Ossidiana? E voi avete capito cosa volevo dire io con questo video? Che secondo me la ghiandola pineale dovremmo interpretarla anche come un oggetto che non solo potremmo usare noi per raggiungere lo stato completo, no? Delle nostre capacità, ma secondo me ci è parassitata già da qualcuno che la usa per noi. E quando parliamo di avatar, di possessione di corpi, di controllo dei corpi, non solo pensiamo alla cacuna che hanno distribuito negli ultimi anni, il cacchino, se non la prima versione, come dicono in Assassin's Creed, dell'uomo che aveva già questo controller installato. E non siamo sicuri che possa essere collegato alla ghiandola pineale. Volevo esprimervi questo mio
ipotesi e mi piacerebbe sapere la vostra. Ricordo a tutti quelli che si sono iscritti, nuovamente, i nuovi iscritti, che non dimenticare che non ci sono solo i video sul canale Patreon di questo mese, ma di sfogliare, di spulciare tutta la pagina, perché ci sono tantissimi video e documenti che se vi siete iscritti adesso avete saltato, perché pubblico tantissima roba che non c'è su YouTube, ma moltissima, che a volte non riesce a vedere nemmeno la gente iscritta, perché scriviamo tantissimo. Io pubblico tanti video qui su Patreon, quindi vi invito a vedere un po' con calma, quando volete, la lista di tutto il materiale, perché ce n'è tantissimo. E volevo ringraziare ancora una volta gli iscritti al canale, e in particolare da questo mese gli iscritti al nuovo livello La Selva Oscura, per supportarmi, perché è un canale gemello, come un livello gemello come quello di Muro di Difesa, ma cioè l'apporto è maggiore, non mi supporto, mi supportate tutti, l'apporto è maggiore di La Selva Oscura, e grazie per chi lo ha fatto, per chi lo fa, e grazie a tutti per permettermi di mantenere questo canale. Quest'inverno vi farò vedere un casino di materiale, perché ormai questo Crystal 7 poi è diventato una ricerca enormissima. Difatti l'ho chiamato Deus Ex proprio perché è troppo grande la ricerca, interessantissima. Non voglio dirvi niente, ma lo spezzetterò in capitoli che verranno non uno al mese, ma anche di più. Quindi appena sono pronto vi inizio con i primi capitoli di Crystal 7. Lo lasciamo per il nome simbolico, ma Deus Ex, la grande opera, perché parleremo proprio di questa macchina e di come, secondo simbolismi e mitologie e falsi racconti, l'hanno nascosta nei documenti, ma se ne parla sempre a piena vista, come si dice. E poi proveremo a interpretare i simboli e i componenti di questa struttura immaginaria, secondo noi, ma che c'è da qualche parte, e che genera questo grande inganno, questa grande opera. Grazie Mario che sei passato a Muro di Difesa, perché sono felicissimo. Invito tutti a passare almeno a Muro di Difesa, perché da giugno sono i due canali che rimarranno attivi, Muro di Difesa e La Selva Oscura. E ho detto Mario perché Mario è uno di voi che è sempre stato iscritto al canale, adesso è passato a supportare su Muro di Difesa. Io sono felicissimo perché è una persona interessantissima con i suoi commenti. Quindi grazie un po' a tutti, come vedete vi stimo uno per uno. Spero di condividere tantissimo materiale con voi in futuro, ma soprattutto che rimaniate tutti a vedere per intero, se ne avete visto tutti i Crystals finora, a vedere il finale o forse un nuovo inizio con questo lavorazzo di Crystal 7, perché non vedo l'ora di iniziare a pubblicarvelo, ma vi dovevo dare la ghiandola pineale e alcuni materiali prima, e poi chiudere un po' tutti i lavori che sono compresi in Crystal 7, perché è piena di studi, e darveli in ordine. Devo farlo bene perché non voglio confondervi, perché vi giuro ho trovato tantissimo materiale su questa storia ed è una cosa pazzesca. Mi affascina tantissimo questa grande opera del grande architetto. Chissà chi è questo grande architetto. Ciao a tutti.